è capitato che in un giorno di caldo, fuori dal marciapiede opposto dal mio locale, c'era un nucleo di persone, cui donne e bambini piccolissimi, che per il caldo chi piangeva per la sete o addirittura chi piangeva per la fame. D'istinto, di cuore, sono andata a raggiungere queste donne dicendo che potevano entrare all'ombra, che davo da bere ai bambini e davo qualcosa da mangiare ai bambini. C'è stato un passaparola tra di loro e il giorno seguente ho avuto più gente, più mamme, più bambini, più adulti che potevano fermarsi senza nessun tipo di problema a livello razziale, a livello. E così è nato in pochissimo tempo il bar degli immigrati. Armadio con vestiti per bambini, assorbenti, pannolini, salviettine umidificanti che noi regaliamo tutto. Con me, fortunatamente, ci sono tanti volontari che mi aiutano a raccogliere un po' di indumenti, un po' di scarpe per donne, per bambini, perché poi periodo invernale. Arrivavano ancora delle ragazze o dei ragazzi in pieno inverno con l'infradito. L'ordinanza del sindaco, come cattolica, non l'ho accettato perché insomma ci insegna, i comandamenti ci insegnano di dare da mangiare a chi ha fame e di dare da bere a chi ha sete. Io mi sono sentita di farlo come donna, come mamma, come zia, come nonna, come persona normale nel momento del bisogno ci si dà tutti una mano.